Ciao a tutti ed eccoci arrivati al video dei prodotti preferiti che ho preferito quest'estate relativamente alla skincare e anche qualche prodotto da bagno, qualche prodotto per i capelli. Sì, perché comunque in estate avere una buona skincare è molto importante, soprattutto perché ci esponiamo ai raggi del sole. Comunque, anche se non ci esponiamo direttamente, siamo comunque soggetti a esporci ad una maggiore luce per via appunto proprio della stagionalità, per cui la nostra pelle ha bisogno di più difese e ha bisogno di più cura. Oddio, non che in inverno non abbia bisogno di altrettanta cura, però siamo più coperti, ecco, la pelle in estate è più esposta, quindi è più fragile, quindi ha bisogno di maggiore protezione e cura. Iniziamo con i prodotti per la detersione. Quello che io ho utilizzato, diciamo, quest'estate, in realtà per la detersione non è molto diverso da quello che di solito utilizzo durante l'anno. Però in estate tendo a utilizzare magari prodotti meno corposi, meno pesanti. In generale la skincare si alleggerisce un po' a livello di texture senza rinunciare però all'efficacia. Quindi quello che importa a volte non è tanto la texture quanto la concentrazione di attivi e comunque cioè gli attivi stessi che si utilizzano a seconda della stagione. È importante infatti seguire una stagionalità anche nella skincare perché la pelle ha esigenze diverse a seconda delle stagioni, a seconda del clima e a seconda appunto delle ore di luce. E dunque è molto importante, diciamo, variare la propria skincare a seconda appunto del momento dell'anno in cui ci si trova. Secondo me è un errore utilizzare gli stessi prodotti per tutto l'anno. A parte che la pelle un po' si abitua agli attivi e quindi ha bisogno, diciamo, di uno shock, a un certo punto di un trauma, per cui è buona abitudine comunque cambiare ogni tanto. Magari avete dei prodotti a cui siete particolarmente affezionati, va bene, però dopo qualche mese di utilizzo io vi consiglio di sospendere, provare con un altro attivo e poi riprendere magari l'attivo a cui siete particolarmente affezionati. Detto ciò, appunto parto con i prodotti della detersione. Per struccarmi e fare una prima detersione approfondita, ho usato questo detergente. Scusate, lo vedete un po' sporco, ma si è macchiato. Detergente di Alpha H, Balancing Cleanser. Con aloe vera. Questo detergente è uno dei miei detergenti preferiti in assoluto. Da quando l'ho scoperto non lo mollo più. Alpha H è un brand australiano che io onestamente compro su QVC, che è un canale di shopping che trasmette sul 32 del digitale terrestre, ma c'è un canale dedicato anche su Sky. Comunque, a prescindere da quello, non mi interessa fare pubblicità a QVC perché insomma non me ne può fregare di meno, però ogni tanto si trovano delle offerte veramente molto, molto, molto convenienti di brand che altrimenti acquistati altrove hanno dei costi importanti, diciamo così. Infatti, Alpha H si trova anche su Lookfantastic, su Sephora, insomma, ha diversi rivenditori. Voi considerate che però io al prezzo di questo detergente, io su QVC riesco a comprare un kit completo con anche crema e siero, quindi un trattamento completo, in occasione appunto delle giornate che QVC dedica ai singoli brand. Fanno delle offerte davvero imperdibili. Così come per Alpha H, per esempio, anche per Elemis, anche Elemis è un brand molto prestigioso, anche abbastanza costoso, che però su QVC si trova a prezzi ragionevoli in quanto c'è la possibilità di acquistare dei kit corposi e di suddividere anche il pagamento in rate. Comunque, io mi sono trovata benissimo con questo detergente, che è un detergente cremoso, abbastanza corposo ma poi scioglievole sul viso. Quindi io che cosa faccio? Ne prendo una buona quantità, lo vado a massaggiare su tutto il viso, anche sugli occhi, scioglie perfettamente anche il trucco waterproof. Lo massaggio per un minuto buono, dopodiché lo vado un pochettino ad emulsionare con l'acqua. Quindi mi bagno le mani, continuo a massaggiare per sciogliergli un po' e poi lo vado a rimuovere con un panno in microfibra. Io uso dei panni in microfibra che compro su Amazon di marca FabCare, che hanno anche una sacca dove infilare la mano, quindi li trovo molto comodi, ma qualsiasi
fanno in microfibra specifico per struccarsi, secondo me fa lo stesso identico lavoro. Poi ognuno ha le sue preferenze, insomma. Questo detergente ha la capacità impressionante di riequilibrare la pelle, quindi lo possono usare sia le pelli grasse, sia le pelli secche, sia ovviamente anche le pelli normali, perché la capacità dell'aloe vera e comunque tutti gli attivi che sono qua dentro hanno proprio questa caratteristica di ribilanciare le pelli. Quindi a una pelle secca regalerà maggiore comfort e idratazione, ad una pelle grassa invece contribuirà, diciamo, l'aiuterà a diciamo purificarsi, ecco, e veramente lo fa. Io non ci volevo credere, ma a me questo detergente mi ha cambiato la pelle. Io avevo una pelle secca che dopo la detersione tirava da morire, avevo bisogno di applicare poi delle creme molto corpose. Da quando uso questo detergente, diciamo, poi me l'ha consigliato una consulente, diciamo, di bellezza, una visaggista, mi ha detto: guarda, non è tanto, non dipende tanto dalle creme che utilizzi il benessere della pelle, ma dalla detersione, che è il primo step. Io ero un po' scettica, in effetti devo dire che è proprio così. Cioè, detergersi nel modo corretto ribilancia la pelle e agevola tantissimo la pelle a attivare quel meccanismo comunque di adattamento all'ambiente esterno che le ridona sicuramente salute e comfort. Insomma, io con questo mi trovo benissimo, strucca benissimo, pulisce benissimo, anche il trucco waterproof e veramente vi consiglio di provarlo almeno una volta nella vita. Come tonico ho utilizzato sempre questo di Elemis che faceva parte di un kit che io ho preso su QVC, ma ripeto, anche Elemis è un brand che potete trovare dappertutto, c'è il sito internet proprio di Elemis che spesso fa anche degli sconti, credo che Elemis sia, non credo, anzi sono sicura che sia anche su Lookfantastic, non so se su Cult Beauty, insomma su vari siti e rivenditori. È un tonico alla apricot, non mi viene, albicocca. Ecco, non mi veniva il termine, che praticamente io nebulizzo così, faccio qualche spruzzata, poi lo tampono sulla pelle, quindi io non uso il dischetto per applicare i tonici e poi procedo con la skincare, con l'applicazione del siero. Questo è un tonico molto basic, però è lenitivo, idratante, non contiene alcol, il che lo rende perfetto per le pelli delicate e secche, quindi a me è piaciuto veramente tantissimo, infatti è la terza boccetta che utilizzo. Come sieri? Ovviamente io faccio una distinzione tra giorno e notte, cioè utilizzo i sieri per il giorno e i sieri per la notte. Come sieri da giorno, diciamo, quest'estate ho alternato due sieri, dalle proprietà simili, nel senso che contengono dei principi attivi diversi tra loro, ma che hanno alla fine un effetto equivalente. Cioè, il primo è sempre un prodotto di Alpha H, che è il brand australiano di cui vi ho parlato poco fa, è lo stesso del detergente che vi ho mostrato. Questo è un siero alla vitamina C che contiene il 10% di vitamina C. È un siero che mi piace moltissimo perché è molto idratante, contiene anche molto acido ialuronico. E ha un effetto proprio molto antiossidante e molto schiarente, diciamo molto uniformante rispetto alle discromie, alle macchie che si hanno sulla pelle, previene l'insorgenza di nuove macchie e sotto il solare protegge ancora di più la pelle dai danni del sole, dai radicali liberi, crea una sorta di schermo appunto. Che facilita anche il lavoro del solare poi, quindi ve lo consiglio, è ottimo, ha una consistenza a gel, si assorbe immediatamente ed non lascia residui, insomma è veramente veramente ottimo, ha degli effetti visibili sul lungo termine ovviamente. Poi l'ho alternato, o meglio all'inizio dell'estate, diciamo giugno-luglio ho usato questo, ad agosto invece ho usato questo di Caudalie, che è anche questo un prodotto famosissimo, il Vino Perfect. Che si può acquistare in farmacia oppure anche sui vari siti internazionali. Io l'ho preso con uno sconto importante su un sito di una parafarmacia, insomma. Questo è un siero celeberrimo, non ha bisogno di presentazioni, è un siero anche questo dalle grandissime proprietà antiossidanti. Addirittura ho letto sul bugiardino del siero che
che possiede un brevetto questo siero, c'è un principio attivo, insomma, o comunque una miscela di principi attivi che risultano 62 o 64 volte più efficaci della vitamina C, proprio nella loro attività di protezione della pelle dai radicali liberi e dai danni del photoaging e anche contro le macchie. Quindi ha una specifica efficacia comprovata anche da test clinici sulle macchie e le discromie. Io purtroppo ho una pelle molto soggetta alle macchie, ho, come potete vedere anche, si vede anche da sotto il fondotinta, delle lentiggini, delle efelidi e delle macchie solari che purtroppo quando prendo il sole mi si accentuano ancora di più, soprattutto in queste zone mi si formano proprio delle chiazze e quindi ho necessità di utilizzare ovviamente la protezione solare, ma di utilizzare poi dei sieri specifici che mi proteggano dall'insorgenza di nuove macchie. Contro le macchie già presenti non c'è purtroppo nulla da fare. Quelle ve le tenete, ogni tanto tornano fuori, poi però vanno trattate anche quelle, nel senso che con un adeguato trattamento, un'adeguata skincare giornaliera, diciamo che si schiariscono per poi, diciamo, ritornare l'anno successivo con l'esposizione al sole. Però almeno durante l'inverno si schiariscono anche parecchio. Si arrivano quasi ad annullare, ecco, non del tutto spariscono, però si può migliorare parecchio la situazione. E questo siero io non l'avevo mai utilizzato, quindi l'ho provato quest'anno per la prima volta e devo dire che mi piace. Ha una consistenza, diciamo, lattiginosa, ecco, ve lo faccio vedere. Ecco. Lattiginosa e ancora più idratante del siero di Alpha H, nel senso che questo latte è abbastanza idratante, però rimane un siero comunque leggero che si assorbe subito, che non fa spessore, non lascia la pelle unta, quindi direi ottimo, lascia anche un aspetto della pelle luminoso, insomma, mi sta piacendo. Ha un profumo piacevolissimo, mi sta piacendo moltissimo. È leggermente, fate conto che questo è un po' più acquoso di questo, quindi questo è leggermente più idratante, ma non è pesante, ecco. Come crema, allora, di giorno io metto sempre tutto l'anno la protezione solare e non metto la protezione solare dopo una crema di trattamento, ma uso la protezione solare al posto della crema di trattamento. Questo perché, in teoria, una persona, cioè, che volesse avere una cura di se stessa e della propria pelle approfondita, dovrebbe fare 10.000 strati sul viso perché dovrebbe mettere allora, e detergi, e metti il tonico, e metti il siero, cioè addirittura chi ne mette due sieri, tipo io, e metti la crema idratante, e metti il solare. E metti il primer e metti il fondotinta, cioè dovrebbe fare tipo 7 strati sulla pelle. Ora ditemi voi, a parte che d'estate la pelle tutte queste robe le rigetta, almeno la mia è così. Io che ho la pelle secca mi lucido persino d'estate, cioè, quindi figuriamoci con 7 strati di roba addosso. Ma principalmente, ma chi ce l'ha tutto questo tempo? Cioè, siamo sinceri, cioè la mattina devo andare a lavorare, mi devo truccare, devo fare tutto in un quarto d'ora. O magari c'è gente che usa 5 minuti per prepararsi, ma chi ce l'ha il tempo di fare tutte queste passate? Quindi, semplificando, allora io al siero non ci rinuncio perché come il siero, diciamo, per trattare la pelle è la migliore arma, molto più della crema. E rinuncio alla crema di trattamento, pazienza, e metto direttamente il solare. E come solari io utilizzo ormai da qualche anno questi qua di Ultrasan, poi c'è la 30, la 50, dipende, ce le ho tutte. Questo è un marchio svizzero di cui nessuno parla e non so perché. Si trova su Lookfantastic, su Amazon, anche questo rivenduto su QVC e in estate fanno delle offerte con dei kit a prezzi veramente convenienti. La cosa pazzesca, cioè, non entro nel merito della qualità della crema perché vi posso dire che come tante altre creme in commercio, è un solare piacevolissimo, non è unto, non è appiccicoso, non lascia la patina bianca, si assorbe subito, quindi non è uno di quelli proprio unti, bisunti che vi sentite sulla pelle. No, è leggerissimo, è quasi, ha la consistenza quasi di un latte, anzi, ve lo faccio vedere, è proprio un latte, vedete? Cioè, è molto fluido. Ma la cosa bella che in realtà, vedete, già si è già assorbito, è pazzesco e non lascia la pelle sticky, non ha una sensazione unta. La cosa bella di questa crema, è pazzesco, si è già asciugato, è che ha
un brevetto, ha una tecnologia all'interno che si chiama tecnologia lamellare, che permette praticamente l'applicazione della crema anche al mare, quindi anche se ti esponi al sole, una volta sola al giorno. Stop. Io praticamente quando sono al mare, e la uso anche questa crema su mio figlio, da quando aveva 5-6 anni l'ho sempre usata su di lui, non si è mai scottato. Noi mettiamo la crema prima di uscire di casa, quindi circa una ventina di minuti prima di esporsi al sole. Basta, lasciamo il solare in camera dell'albergo, in casa, andiamo in spiaggia e siamo tranquilli tutta la mattinata. Non tutto il giorno, perché io tutto il giorno al mare non ci sto, non lo reggo una giornata intera di mare. Però non dobbiamo riapplicare ogni 2 ore la protezione solare come invece si dovrebbe fare con un normale solare. Perché questa, io non so che cavolo c'è dentro di tecnologia al bacio che hanno creato questi svizzeri. Ma non va via, è water resistant, non va via con gli sfregamenti, non va via con, che ne so, appunto con gli sfregamenti dell'asciugamano, col sudore, non va via con i bagni. Voi potete fare quello che vi pare e la protezione rimane intatta. Ma vi giuro che è una cosa collaudata, cioè che io ho potuto esperire. Io sono stata delle ore sotto il sole avendo applicato questa crema una volta sola al mattino e poi basta, finito. Per tutto il giorno l'ho dovuto riapplicare, non me la sono dovuta portare in spiaggia ed è stata una cosa meravigliosa perché io non so voi ragazze, ma al mare applicare ogni 2 ore la protezione solare o dopo tutti, o dopo i bagni, per me è un incubo perché io sono tutto il tempo in acqua, non mi asciugo mai, quindi devo uscire, asciugarmi, applicare la crema, ma non ce la posso fare. Poi diventa un lavoro, no. Niente, io ho scoperto questi solari e non li lascio più. È chiaro che se poi voi state tutto il giorno non stop dalle 9 del mattino fino alle 20 di sera, magari io dopo pranzo un'altra applicazione la farei, ma giusto per sicurezza. Ma in teoria il claim dice che questo solare dura, l'effetto, cioè la protezione di questo solare dura tutto il giorno. Basta, non dico più niente. Per me è un prodotto rivoluzionario. Passando invece alla skincare serale, io che cosa vado a fare? Vado sempre a detergere con il mio detergente preferito. Poi utilizzo un siero che ormai oramai uso da circa 6 mesi e io onestamente i risultati sulla mia pelle li vedo e quindi anche se è un prodotto molto costoso, non lo lascio più. Insomma, me lo voglio sempre concedere. Sto parlando del famigerato Advanced Night Repair di Estée Lauder. Che questo è un siero praticamente super famigerato, con consistenza un po' anche questa gelificata, una specie di gel molto leggero. Però, ragazze, io non lo so, questo siero ha il potere di rinnovare la pelle. Non ho altri termini per, diciamo, per spiegare quello che fa. Proprio rinnovare. Infatti, Recovery Complex, cioè vi va a levigare la superficie della pelle in un modo incredibile, come se la pelle giorno dopo giorno fosse sempre più liscia, levigata, anche otticamente si vede questa cosa qua, morbida, idratata. A me mi ha cambiato la pelle. Io avevo una pelle secca che mi tirava, avevo bisogno di fare gli scrub molto spesso perché magari avevo le pellicine. Insomma, io non so se è per merito suo, ma sicuramente anche per merito di questo detergente, perché il risultato, diciamo, di una buona skincare è il risultato di tutti i passaggi che facciamo. Però io la differenza utilizzando questo siero la vedo, per cui ho deciso che non dico tutto l'anno, ma almeno 6 mesi all'anno questo siero io lo utilizzerò. Non costa poco, io di solito li prendo al Black Friday quando fanno delle scontistiche importanti. A volte tenete d'occhio anche Amazon perché a volte lo rivende a prezzi molto molto vantaggiosi e insomma io non voglio stare più senza. Ah, mi sono dimenticata di dire una cosa, la sera se mi strucco, appunto quando mi strucco faccio la doppia detersione, quando sono molto truccata lo faccio soprattutto, quindi prima vado con questa crema e poi vado a risciacquare i residui, diciamo, della crema struccante con questa mousse di balea che è la
che trovate tranquillamente al DEM, è una mousse low cost, costerà 4 euro, 5, meno di 5 euro. Per me è fantastica, è per pelli secche e delicate, non lascia la pelle che tira. Io la uso giusto per rimuovere appunto i residui, gli ultimi residui di make-up e di detergente, quindi non ho grandi pretese, non mi interessa spendere molto nella mousse, ecco. Dicevo, la sera appunto vado con l'Advanced Night Repair, poi metto il contorno occhi che sto usando, che ho usato tutta l'estate e in questo periodo lo sto continuando a utilizzare perché mi sta durando un sacco, ed è questo qua di Elemis. Elemis Peptide for Eye Recovery Cream. Elemis è un brand che ultimamente sta facendo una campagna pubblicitaria importante soprattutto sui social, grazie alle influencer. Ovviamente ha un target di donne di una certa età, dai 35 in su. Ovviamente le ragazzine non ne parlano perché non hanno bisogno di questi prodotti anti-age. Però effettivamente è un brand che ho scoperto sempre perché si trova su QVC e sempre perché io l'ho provato grazie alla possibilità di acquistare questi kit con diversi prodotti a prezzi convenienti, anche pagandoli in più rate. E invece questo contorno occhi l'avevo preso l'anno scorso per il Black Friday proprio sul sito di Elemis, e avevano messo una scontistica del 30%, in più davano anche un kit di prodotti in omaggio. Comunque questo contorno occhi è pazzesco, pazzesco. Allora, cosa vi posso dire? Io vi posso dire che bello nutriente, ma non pesante, non unto, ne basta, cioè rende tantissimo, ne basta un chicco di riso per entrambi gli occhi. Io metto un chicco di riso qua, faccio così con gli anulari e poi lo picchietto sul contorno occhi. A parte che il risultato si vede subito perché illumina, distende, è pazzesco, e poi a lungo termine io devo dire che ha reso molto più idratata e più morbida questa zona, che invece io avevo molto secca, quindi gli effetti io li vedo, schiarisce anche le occhiaie, e a me sembra stia sgonfiando anche un po' le borse. Sarà una mia impressione? Non lo so. Certo, dipende anche dall'alimentazione, dallo stile di vita, dal sonno, però se cercate un ottimo, ottimo contorno occhi, ve lo consiglio. Non lo consiglio alle donne troppo giovani perché non ha senso spendere questi soldi, però per una donna diciamo over 40 o over 35 che ha un contorno occhi secco, che ha bisogno proprio di ristorarlo e di rigenerarlo, questo è fantastico perché non unge, ve lo assicuro, vi potete truccare, sotto il trucco si comporta benissimo, però dà quella sensazione proprio di distensione, di nutrimento al contorno occhi, che è eccezionale. Poi contiene peptidi, quindi sappiamo che i peptidi nella cosmetica sono delle molecole, insomma, dei principi attivi molto importanti che agiscono proprio andando ad agire, a contrastare le rughe, con un effetto, si dice, botox-like, cioè è un botox naturale sostanzialmente. Ovviamente non ha gli stessi risultati del botox iniettato, ma siccome io non intendo, e penso che non intenderò mai rivolgermi al Botox, poi mai dire mai, per carità, però io non penso di potermi, diciamo, di utilizzare dei trattamenti cosmetici così invasivi in un prossimo futuro. Poi chi lo sa. Comunque, con questo per il momento argino in maniera efficace gli inestetismi dell'età. E sopra il contorno occhi e sopra appunto il siero, poi la sera andavo a mettere questa crema alla vitamina C, che mi sta piacendo tantissimo, del marchio Elizabeth Grant. Anche questo io lo compro su QVC. Allora, io su QVC compro solo la skincare, ok? Perché trovo appunto dei marchi molto molto validi a prezzi molto molto vantaggiosi. Dateci un'occhiata così per curiosità. Elizabeth Grant è un marchio, un brand che io compro lì, di origini canadesi, e effettivamente ha dei prodotti validissimi. Questa è una maschera leave-on, cioè si lascia in posa, non si risciacqua. È una specie di crema rinfrescante, illuminante, schiarente, nutriente, che io stendo su tutto il viso, il collo e il décolleté,
Poi, dopo una decina di minuti, si assorbe completamente e basta. Io vado a letto, non c'è bisogno di risciacquarla. L'indomani, ovviamente, mi detergo per togliere i residui ed è favolosa. Vi svegliate la mattina con una pelle luminosa, idratata, meravigliosa, insomma, super consigliata anche questa se volete provare. Come prodotto, diciamo, per andare a fare uno scrub prodotto esfoliante in tutta l'estate, ho utilizzato questo che ho comprato da Tigotà del marchio Le Driadi, che è appunto un marchio che credo si trovi solo da Tigotà. Argan è argan con olio di argan biocertificato spremuto a freddo, senza siliconi, parabeni, oli minerali e coloranti sintetici, ed è uno scrub delicato viso che contiene insomma delle particelle non direi troppo delicate, delle particelle medio delicate, diciamo che l'effetto scrubante si sente, ma a me piace. Io non ho una pelle particolarmente sensibile, quindi mi piace sentire proprio l'effetto opulente delle particelle. Questo io lo massaggio qualche minuto appunto sul viso e poi lo vado a risciacquare. Di solito lo faccio prima di infilarmi sotto la doccia, quindi prima mi massaggio, poi risciacquo. Lo faccio una volta a settimana perché ho la pelle secca. Per le pelli grasse e impure andrebbe bene anche in realtà 2 volte a settimana, ecco. E mi ci trovo bene, nel senso che per me fa egregiamente il suo lavoro, non è lo scrub più efficace o migliore che abbia mai provato, però per quanto costa è super super valido, poi è biocertificato, insomma, è anche nutriente perché contiene olio di argan, quindi super consigliato. E direi che con i prodotti skincare della mia estate ho terminato, ma vi voglio segnalare 2 prodotti, uno per il body care, o meglio un bagno schiuma che mi sta piacendo un sacco, che quest'estate ho goduto tantissimo, che ha un profumo veramente inebriante, che mi fa impazzire, ed è questo di Ultra Dolce di Garnier al fico orientale, zucchero di canna, adatto per adulti e bambini, idrata e purifica con estratti naturali. A parte che questa linea, sia di shampoo sia di bagnoschiuma, io la trovo molto valida perché è veramente delicata, ha appunto degli estratti naturali, è indicata sia per adulti che per i bambini, non fa quella schiuma aggressiva che secca la pelle, ma questo in particolare è delicatissimo, lo confermo perché l'ho usato anche su mio figlio. Fa un profumo di fico, ve l'ho già descritta la mia passione per il fico, quindi non vi tedio oltre. Nel video dei profumi vi ho parlato appunto abbondantemente di quanto mi piaccia questa profumazione. Per me è eccezionale, niente, io la ricomprerò. Purtroppo nei supermercati non si trova, io l'avevo presa su Amazon, non so perché non la tengano, comunque è sempre introvabile. E farò il diavolo a quattro per ricomprarla quando finirà, perché io non voglio stare più senza, assolutamente. Poi ha un colore che mi piace, il verde è uno dei miei colori preferiti, quindi ve la volevo segnalare perché se vi capita di trovarla da qualche parte e vi piace la profumazione dolce e sensuale del fico, dovete assolutamente provarlo. Infine vi segnalo un prodotto per l'hair care, quindi uno shampoo che ho provato in questi ultimi mesi e che mi è piaciuto tantissimo, tant'è che questa è la seconda boccetta che compro, ed è questo nuovo prodotto di L'Oréal Elvive Hydra Hyaluron Shampoo, 72 ore idratazione profonda. Mi sembra che questo prodotto sia uscito la scorsa primavera, quindi sia stato lanciato dal brand. Allora, io che cosa vi devo dire? Che questo shampoo è degno veramente di shampoo molto 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 più costosi. Contiene acido ialuronico che va a rimpolpare la fibra capillare, ma la cosa che mi piace di più è che intanto è molto concentrato, ne basta una piccola quantità perché è molto denso e concentrato. Fa una schiuma che sembra più che altro una crema, non è proprio una schiuma con le bolle grosse, quindi è una crema quasi nutriente che nutre il capello. Quindi lo nutre molto bene e quasi non hai bisogno di shampoo, di applicare shampoo, a meno che non si abbiano i capelli particolarmente secchi o lunghi. Io in questo periodo, nonostante il sole, nonostante tutto, non ho applicato balsamo, quindi non si avverte appunto questa esigenza di idratare ulteriormente. È anche vero che io dopo vado a capello asciutto con uno spray
ristrutturante, però fa un effetto idratante sul capello veramente eccezionale e soprattutto non lo appesantisce. Perché qual è il problema con gli altri shampoo nutrienti? Che spesso appesantiscono il capello. Io mi sentivo proprio la cute appesantita, un po' asfissiata dai siliconi, non so come dire, e quindi i capelli mi si sporcavano molto più velocemente. Io li lavo 2 volte a settimana, praticamente dopo diciamo un giorno sì e un giorno no, con gli altri shampoo nutrienti io devo rilavare il capello e poi si innesca un circolo vizioso per cui più li lavi e più i capelli si ingrassano e si sporcano facilmente. Ecco, questo mi sta piacendo perché nonostante sia, ripeto, idratante e nutriente, quindi abbia questa bella schiuma cremosa e un profumo davvero davvero piacevole, non appesantisce il capello. Ha un profumo veramente buono, floreale, fruttato. Insomma, vi consiglio di provarlo perché costa poco. Ogni tanto lo mettono anche in offerta a 2 euro, 2,20 euro. Insomma, è un prodotto, si può definire low cost, ma per me è assolutamente valido. Bene, mi fermo qui, spero di non avervi annoiato con le mie chiacchiere, ci vediamo al prossimo video e un bacione a tutti!